Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente riesco a registrare, la seconda volta che cambio lo sfondo. Sto litigando con la videocamera, oggi non vuole funzionare niente. Ma non demordo perché mi mancavate tantissimo. È un mese che non pubblico niente, io sto facendo ultimamente sempre quella che fa "Ehi ciao, sono tornata" e poi sparisce. In realtà ho una buona giustificazione che vi racconterò nel corso del video. Vi anticipo solo che, per chi non mi segue su Instagram e non ha seguito la vicenda, sono stata in ospedale ricoverata, quindi è per questo anche che sono un po' mancata dai social, più che altro da YouTube, perché come sapete fare un video per YouTube è sempre molto più difficile. E sono più attiva su Instagram, questo lo ammetto, infatti vi ricordo, oddio cos'è sta cosa, vi ricordo di seguirmi anche lì se ancora non lo fate, chiamando l'892004. Inizierei subito a prepararmi perché sennò faccio veramente tardi. Sto anche morendo di caldo, sai com'è, siamo quasi ad agosto, tra l'altro si avvicina il mio compleanno. Allora, prima di iniziare a fare le sopracciglia, vado ad applicare queste eye patch per gli occhi, appunto, che sono delle cose gellose che vanno a illuminare il contorno occhi. Infatti c'è dentro il tè verde, l'estratto di berry qualcosa, vitamina C e altri ingredienti ripetuti in diverse lingue, quindi gli stessi. Questo è il prodotto della Patchology. Wow, adoro, che belle, sono anche dorate. Dopo aver messo queste fantastiche patch vado a disegnarmi le sopracciglia inesistenti. Questi sono i prodotti che utilizzo. Allora, abbiamo questo della Mesauda che non ricordo mai il nome perché è completamente cancellato, è il Brow Pot, la Precisely My Brow Pencil di Benefit con tanto di Gloria Fair scritto sul tappo, quindi personalizzata. E poi Anastasia Beverly Hills, il Clear Brow Gel. Sono andata al campeggio di Benefit, l'evento, quello che trovate anche nelle storie in evidenza su Instagram. L'evento è stato bellissimo, hanno organizzato veramente una cosa molto molto bella e super chill, infatti voglio ritornare assolutamente in quel posto lì. Ho taggato anche il campeggio nelle foto, trovate tutto. Anche loro poi hanno commentato la mia foto, quindi nel caso qualcuno di voi volesse andare lì con il ragazzo, le amiche. Lì mi sono divertita un sacco, ho avuto il piacere di conoscere tante altre persone, alcune di rivederle. Si è creato veramente un bell'ambiente, ho scoperto anche di avere la passione per l'arco. Praticamente da lì Salvador, capito? Cioè, ricordo più giusto. È uno sport, è una pratica bellissima, ti sfoga un sacco, ti senti Katniss Everdeen. Inizia a cantare Are you coming to the tree? Infatti non contenta sono tornata a casa, me lo sono comprato e mi alleno ogni tanto dietro nel mio giardino. Tornati dal campeggio, io volevo fare la vita da rockstar e dire woohoo, adesso si continua a casa. No, stavo già male, avevo un po' di mal di gola, però solito mal di gola d'aria condizionata che può venire, no? Poi ho avuto un evento quando sono tornata dal campeggio di Benefit, anche lì mi sono beccata un po' di aria condizionata dritta sulla gola, quindi alla fine ho peggiorato la situazione. Infatti il giorno dopo mi sono svegliata con le tonsille gonfissime e non riuscivo tanto a parlare, a respirare, mi sono impanicata e ho iniziato a dire ad Anto vado dal dottore perché era tornato indietro con me. Anto per fortuna mi ha fatto compagnia, non trovo più il correttore, ok? Come correttore uso The Overachiever di Huda Beauty. Tra l'altro vi devo far vedere un sacco di nuovi prodotti di Huda Beauty che mi sono arrivati qualche giorno fa e vi devo dire la mia su un prodotto in particolare. Sono stata male, sono andata dal dottore e mi fa cavolo, hai una tonsillite. Ok, tonsillite, mi prescrive l'antibiotico e mi dice vai a fare gli esami poi dall'otorino perché comunque fatti controllare, non è normale che ti viene, oddio no, che ti viene sempre il, ma dai, collabora, amo, niente, è già secco, raga, io lo toglierei, è secco, via. Non so se mi ha illuminato, me lo direte voi, ben effetti, oh mio Dio, ero molto più scura prima. Mi riguarderò il video montandolo e lo scopriremo. Comunque, dicevo, è successo che mi fa vai a farti la visita dall'otorino perché non sia mai che, cioè non è normale che ti ammali sempre, quindi sono andata il giorno stesso con la gola gonfissima al CUP a prendere appuntamento, quindi ho fatto file, alla fine torno a casa, mi metto a dormire, mi risveglio qualche ora dopo con la gola completamente gonfia. Ho iniziato a impanicarmi, non riesco a mangiare, non riesco a deglutire, non riesco a bere, a fare così. E mia madre e Antonio si erano veramente cagati in mano, al che mi fanno vuoi che chiamiamo l'ambulanza? E io, quindi hanno chiamato l'ambulanza, sono arrivati. Arriva l'ambulanza, mi tratta come se fossi una pazza psicopatica perché ero praticamente impanicata, ma non vedevano nel mio viso niente di male. Mi fanno ma cos'ha la ragazza? E io non riesco a respirare. E quindi iniziano a visitarmi e dire c'è una brutta tonsillite, ma da quant'è che sei così? E io da oggi. Ah beh, allora l'antibiotico ti deve ancora fare effetto.
vedrai che ti passerà. E io mi sono impanicata perché l'hanno presa talmente sotto gamba che mi sono detta: cacchio, ma se io stanotte non respiro e questi non mi hanno fatto niente, cioè come faccio? Ho iniziato ad avere un attacco di panico perché le dita hanno iniziato a formicolare, anche la faccia, è partito in realtà tutto dalla faccia, non mi sentivo più le labbra e le guance, gli occhi, poi ho iniziato a respirare male, quindi si sono impanicati anche loro. E da lì hanno detto: vuole che la portiamo in ospedale? E io, coglione, ho detto no. Mi hanno dato il Valium, mi hanno fatto andare a dormire, mi hanno fatto mangiare un gelato. Mangiare, non riuscivo a mangiare da un giorno, tra l'altro. E il giorno dopo mi sono svegliata, raga, che ero una... Succede? Cosa stai facendo, brutta zona? Succede che vado in ospedale, ok, con le mie gambette, in realtà no, con la macchina di mami che mi ha portato, e Anto, poverino, che non sapeva più come reagire a queste mie sofferenze. In pratica mi ha mandato subito a fare la visita, hanno notato che avevo un ascesso peritonsillare. Vado a fare la visita, mi controllerà, farà un male assurdo, però poi magari mi danno delle medicine più potenti. No, mi ha aperto la bocca. Tra l'altro la mia apertura era questa: mi fa aprire la bocca, io... cioè non riuscivo proprio neanche a parlare, e ha infilato l'ago, ok, un ago grosso, ha anche chiesto un ago grosso, e ha fatto bam, diretto qua in gola, a freddo, senza anestesia, volevo morire. Quello che sto per dire può fare un po' effetto, quindi nel caso skippate di 20 secondi. Ho iniziato a sputare sangue perché praticamente era tutto gonfio e mamma era impanicata in un angolo che mi guardava così. Io che piangevo, dolorante, è stato orribile. Mi fa: purtroppo ti dobbiamo ricoverare perché non stai messa bene, però ti mandiamo nell'altro ospedale. Infatti, vabbè, chiede alla zona, era in quello di Busto Arsizio. In sintesi, mi hanno ricoverato 4 giorni e per i seguenti 4 giorni mi pungevano ogni mattina. Io ogni mattina avevo l'ansia, l'attacco di panico, la paura, il dolore, la schifezza che mi dovevano pungere con l'ago senza anestesia e aprire anche col bisturi la ferita, quindi non solo dovevano pungermi, ma dovevano fare anche questo per il mio bene, io lo capisco, infatti li ho amati quando già al quarto giorno mi era passato tutto e mi hanno dimesso. Cambio un attimo discorso, questo qua di Wet n Wild, raga, è l'illuminante più figo, più top, più top, più magico che abbia mai usato e provato e visto. Si chiama Mega Glow. Grazie Wet n Wild. Si chiama Mega Glow ed è nella colorazione I don't know, ok, ah sì, I'm so lit. E praticamente è un illuminante in polvere libera. Mi hanno messo in lista per l'operazione alle tonsille e mi chiameranno per settembre-ottobre, spero, perché tante ragazze mi hanno detto che sono state messe in lista ma hanno aspettato, dove è il correttore, ok, ma hanno aspettato anche un anno, cioè io spero di toglierle subito e che mi abbiano messo comunque d'urgenza perché figli miei, cioè mi ammalo praticamente ogni 2 mesi. E quindi questa è stata la mia avventura. Quando sono tornata poi mi sono messa subito a lavoro a farvi questi mini video bellissimi che vi stanno piacendo, vi sono piaciuti su Instagram. La cosa che ho capito di volere da questi social è esprimere anche questa parte di me che mi ha sempre contraddistinto dalle altre persone qua sul web, perché è molto bello parlare di make-up, è molto bello dire qualcosa di sé ogni tanto, però sembra quasi che o hai paura di far pena oppure hai paura di fare la vittima, e quindi la gente non si mette mai in gioco mostrando anche quella parte che è umana, è la parte che non dobbiamo perdere. E tante persone hanno paura di far vedere quella parte, vuoi perché vuole improntare il proprio canale sulle good vibes, cosa bellissima, ne vedo un sacco di canali che puntano sulla la vita è bella, cioè lo facevo anch'io, ho fatto anch'io così per un periodo, però quando ti va tutto bene oppure quando inizia ad andarti tutto male stai mentendo a te stessa e agli altri, perché tu in realtà ho capito che se non provi quel dolore in quel preciso istante in cui lo devi provare ma lo sopprimi, non va bene, perché quel dolore cresce, muta, e quando poi esplode, perché prima o poi esplode, è peggio di prima. E fingersi una persona felice perché fa comodo, perché pensi che ti faccia bene ma non è così, ma soprattutto perché sai che è quello che funziona, no, cioè ti fai del male, ti stai prendendo in giro e stai prendendo in giro gli altri. Quindi mi sono detta: io non sono falsa, io non riesco a fingere né a me stessa né agli altri, figuriamoci indossare completamente questa maschera sui social e dire: ah sì, la vita è bella, sono una cogliona, mi diverto un sacco, faccio video su YouTube. No, io sono anche questo, io sono anche una Gloria
piena di ambizioni, piena di sogni, piena di delusioni, soprattutto piena di vicende tristi, perché comunque queste vicende mi hanno aiutato ad essere quella che sono oggi e a usare questo sorriso che mi voglio stampare io in faccia al momento giusto, perché so che quel sorriso poi è vero, è ancora più forte, ancora più importante, ha un senso, capito? Viene da una cosa che in realtà hai passato e quindi ha più, è vintage, è un sorriso vintage, ecco, detta così. Mi piace fare questi discorsi con voi anche quando si parla di make-up, infatti adesso vado a mettere l'eyeliner Deep Love, super top, bellissimo, lo sto amando. Mi mancava, cioè ho capito che proprio dai social e da voi io voglio questo, io voglio mostrarmi per quella che sono sempre, anche quelle parti tristi che fanno comunque parte di me. Anche se a volte si pensa che parlare di cose negative non possa aiutare nessuno, in realtà è il contrario, perché io ho notato che da tanti video che ho fatto in passato, tipo quello di mio padre o della mia di mia sorella o delle mie varie vicende, anche in amore così, hanno aiutato, hanno avvicinato parecchie di voi. Mentre tante volte quando facevo dei video super simpatici, super carini, super pucciosi, sì, mettevo in pace la gente che lo guardava quel video o che guardava quella storia o quella foto, però era tutto un teatrino, cioè non che io fingessi, però il bello purtroppo troppe volte stanca, perché non è sempre bella la vita, le giornate non sono completamente belle, c'è il momento in cui stai bene, c'è il momento in cui stai male e così è la vita. E quindi ho iniziato a capire il vero valore dell'essere come si è, cioè accettati anche se sei una depressa cronica, accettati anche se sei una stupida, inguaribile stupida, un'inguaribile romantica, accettati così come sei, perché tanto comunque sei tu che devi stare bene, non gli altri, e poi se stai bene tu, stanno bene anche gli altri, se ti vogliono bene e fai stare bene gli altri. Quindi questo video super positive e no, per dirvi che vivetevi anche il dolore, perché fa bene anche quello. E l'ho detto anche nelle storie in evidenza che ho messo su Instagram, le ho lasciate, perché penso che possano aiutare tante, tante persone, e così è stato e me l'avete anche detto. Eccomi qua, eyeliner messo, un po' alla cavolo, ma la mia strategia era quello di camuffare questo make-up, che non ho proprio voglia di toccarmi adesso col caldo, sto morendo, però era giusto per chiacchierare e infilarci un po' di make-up. Vado a mettere le ciglia finte che sto per utilizzare sono una versione che non avevo mai visto e che mi è arrivata da Huda Beauty, sono le Jade numero 13, però effetto mink, finto ovviamente, sono la versione luxe. Vado a tagliarle perché ho l'occhio un po' più piccolino di queste, vi consiglio sempre di tagliare la parte finale, mai quella iniziale, perché vanno a scalare. La domanda che mi sto facendo più spesso ultimamente è una domanda sull'amore. Io ho scoperto di essere una persona estremamente romantica solo in questi ultimi mesi, quando ho iniziato a conoscere persone e queste stesse persone mi hanno fatto capire che non sono fatta per le relazioni in generale, relazioni intese come relazionarsi con una persona che si conosce, le relazioni povere, quelle che in realtà non ti danno poi effettivamente niente, ma stai tappando i buchi perché ti senti solo, quindi per egoismo conosci persone. Non perché in realtà quella persona è effettivamente interessante per te. Tutti in questo mondo cercano qualcuno, chi sogna, chi non lo dice. Siamo fatti per evolverci e quindi, dato che non siamo delle amebe senza sentimenti, è normale che nella vita si cerchi sempre qualcosa di simile a noi. E sì, mi sono resa conto che voglio sicurezza, voglio persone con le palle ma vere, che non hanno paura di dire ciò che provano, ciò che pensano, senza troppi giri di parole, che abbiano una connessione, che siano qualcosa che in un futuro o al tempo stesso in cui le conosco mi diano qualcosa, che ci sia uno scambio, che anch'io posso dare qualcosa a loro. Cioè, non voglio più questi rapporti finti, così come in amicizia, anche in amore. E so già che questa cosa... Non ho messo il mascara! Sciocca! Sarà una cosa che mi farà rimanere parecchio sola. Perché è sempre più difficile trovare delle persone umane e che siano in linea con te, col tuo modo di pensare, o se le trovi hanno quel difetto che le fa appunto scappare perché magari hanno troppa paura di mettersi in gioco. Quello che penso invece di queste ciglia è che me le aspettavo molto più d'impatto, in realtà non mi piacciono. Ciao! Vado a mettere il mascara dato che non l'ho messo e metto il Black Mamba di Mulac, sto usando un sacco di prodotti Mulac, I know. Se pare sempre bello.
Passiamo al viso perché questi occhi mi stanno facendo impazzire. Mi è uscito Bob, come vedete vi presento Bob, il mio nuovo amico. Comunque questo correttore di Heisenberg, che mi dimentico sempre di citarvelo, è il Precision Concealer 01, che è rosa, dopo diventa questo bel carne bianco che mi annulla pure l'anima. È super buono, cioè mi piace veramente tanto. L'applicatore pensavo fosse un po' una cacata all'inizio, però in realtà era molto carino. Non prendeva tanto prodotto, ma prendeva il giusto. A parte ciò, vado ad applicare fondotinta e cipria e torno subito da voi, perché altrimenti questo video veramente dura un'eternità. E tanto uso sempre gli stessi prodotti, quindi Slay the Game 03 e 02 più lo 02 perché sono bianca cadaverica. E no raga, non prendo il sole, non posso prendere il sole, ho una pelle super super delicata e in più sto facendo il laser, quindi non posso rischiare, anche se potrei mettere la protezione, ma non mi va. Poi mi piace a me il mio colorito, devo essere onesta, a me venire, sono, visto che sono figlia della luna, giustamente non è che posso abbronzarmi, Dicevo, dato che sto facendo il laser, vi volevo appunto dire che ne sto facendo due. Sto facendo il laser medicale ad Alessandrite nella zona viso, perché appunto essendo un problema più ormonale qui che mi ha portato questo deficit, come sapete bene ho fatto un video a riguardo, la pillola mi ha scombussolato parecchio, quindi ho dovuto prendere provvedimenti un po' più strong, perché il laser, quello che facevo da Epilate, non era abbastanza potente. Quindi adesso proviamo a vedere se così. In realtà la situazione è già migliorata tantissimo, infatti ve lo volevo dire e dirvi che mi sto trovando veramente bene. Qualcosa di epico finalmente non avere quasi più questo problema, ci sto lavorando. Mentre sulle gambe, come sapete, dal ginocchio in giù facevo, ho fatto per 6 sedute Epilate e sono stata tutto questo inverno da Dio con la gamba, cioè era perfetta. No, non lo posso usare perché è in crema, stupida gloria. Ho già fissato la base, non posso utilizzare questo che è nuovo, ma lo utilizzerò in un Instagram Stories o in un video, insomma, sempre su Instagram. La Contour and Bronzer Cream di Huda Beauty. Vabbè, fa niente, utilizzerò Mulac perché è tutto qui di Mulac. Vabbè, sono stata tutto l'inverno veramente bene, senza peli, senza niente. Adesso ho iniziato a fare anche linguine e coscia, quindi tutta la gamba, e mi sto trovando benissimo. Sono alla prima seduta di tutto e... cioè, pensare di dimenticarsi di farsi la lametta e avere la pelle liscia per settimane è qualcosa di... Sono contenta, vi terrò aggiornati su Instagram della mia vicenda Epilate e Alessandrite durante il giorno. E non capisco perché, se c'è qualcuno che me lo sa dire in modo scientifico, grazie, scrivetemelo pure. Non capisco perché durante il giorno, ok che la pelle assorbe, però perché assorbe solo il contouring e il blush? Cioè, vanno via. Io ne metto a valanghe e loro vanno via. Vado a stendere l'illuminante di Wet n Wild che vi dicevo. Mi raccomando, se lo comprate, se lo dovete stendere, non fate quello che sto facendo io. Cioè, non mettetene grosse quantità su un pennello non scaricato, perché tende a fare questo effetto qua bagnato. E vabbè, nel senso, io adoro questo effetto, però capisco che c'è gente che può pensare che io sia sudata, ma in realtà... tutto illuminante, tesoro, perché io sono Gloria. No vabbè, poi in realtà scarico un po' il prodotto così lo camuffo un po'. Questo qua è il rossetto, questo è il packaging e il rossetto è di questo colore. Spero mi stia bene, non sono un amante di rosa, infatti non mi piace. No. Mi sa che opterò per il solito Emma Birthday Suite, quello che sto mettendo ultimamente di Mulac, la Velvet Ink, perché è da tutti i giorni, non lo so, è super tranquilla, il colore simile delle mie labbra, quindi dai, è bellissima, l'adoro. Un'altra cosa che vado a fare ultimamente è prendere un pennello piccolino per occhi e con lo stesso illuminante vado a illuminarmi questa zona qua. Così mi apre un po' di più lo sguardo, mi crea un punto luce qua. Anche se va un po' sull'occhiaia, ma sì, brilliamo tutte, chissene. Il mio trucco è praticamente finito, sotto non stendo nessun mascara. Volevo bocciarvi in diretta questo, il Resting Boss Face di Huda Beauty, perché, raga, io adesso lo andrò a mettere, ok? E a parte il profumo nauseante, il jet è stranissimo, pensavo fosse a spray continuo, invece va a pressione. L'odore è nauseabondo e vi rimane nel naso, nella pelle, vi sentite tipo tutte appiccicate. Però dicono che è waterproof, anche se in realtà ma ha un odore. Cioè secondo me hanno messo proprio profumo puro
con la colla vinilica. Non ho finito, come vedete vado a mettere il nuovissimo Miss Berry di Mulac. Giuro, questo video non è sponsorizzato, è che sto utilizzando spesso i loro prodotti da mesi, cioè nel senso da anni li amo, si sa. E quindi mi è arrivato questo e volevo provarlo anche in video. Praticamente è un profumo per capelli ristrutturante allo stesso tempo, anche qua con all'interno degli oli. Trovate tutta la scheda anche sul sito. Lo adoro, il profumo è buonissimo, dura un sacco. Detto questo, se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su. Io adesso scappo, vado a montare anche questo video qua e fatemi sapere nei commenti quali altri prossimi video vorreste vedere sul canale. Vi auguro una buona giornata, buona serata, insomma una buona continuazione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!